Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Prossimo talk. È un duetto? È un duetto. Oxa le ali. Sì. Loro sono Emanuela Ghisellini e Pietro Zermani di Agi di Italia, sono anche sponsor della manifestazione, della conferenza. E il loro talk è su un verticale dedicato alla torrefazione del caffè. Che ci vuole tra poco? Un po' di caffè. Bene, sì. Buon lavoro. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. È bellissimo vedere una platea così numerosa, molto emozionante. Io sono Emanuela Ghisellini, Marketing Manager di Agit Italia e siamo un nuovo partner dell'associazione Odoo Italia. Abbiamo iniziato a lavorare con la piattaforma Odoo da ormai 2 anni e ufficialmente dall'anno scorso, quindi dal 2022 siamo diventate partner ufficiali. Oggi, quindi, essendo un nuovo partner, ci presentiamo a voi in quella che è la nostra totalità, quindi la totalità del gruppo Agiti. La nostra è la filiale italiana che si occupa principalmente di progetti di fabbrica digitale e a fianco a questo, quest'anno abbiamo attivato una divisione dedicata al mondo ERP e in questa divisione realizziamo progetti con la piattaforma Odoo Enterprise 16 e abbiamo anche realizzato un progetto speciale, un verticale per il mondo delle torrefazioni di caffè, proprio perché nasciamo come esperti nel mondo della torrefazione. Abbiamo oltre 80 torrefazioni di caffè ai nostri clienti che utilizzavano il nostro sistema ERP precedente e abbiamo avuto l'esigenza quindi di riscrivere e rinnovare il nostro prodotto e abbiamo scelto la piattaforma Odoo proprio per riscrivere il prodotto e ripresentare un verticale su una piattaforma tecnologica importante proprio per rispondere alle esigenze dei nostri clienti. Brevemente, Agiti chi è? Come vi dicevo, un gruppo internazionale che ha sede in Spagna, noi rappresentiamo la filiale italiana e lavoriamo su progetti di trasformazione digitale, principalmente nel settore industria, quindi tutte le aziende di produzione, ma non solo, anche aziende di servizi, proprio perché abbiamo approcciato anche il canale delle soluzioni ERP. Siamo leader di mercato, nel senso che abbiamo un parco clienti importante dal punto di vista internazionale, quindi 750 clienti attivi nei diversi settori. E la divisione italiana ha principalmente 2 business line, quindi dedicato alla fabbrica digitale, aziende di produzione, realizziamo progetti MES, APS, IoT, Industria 4.0, quindi colleghiamo macchine, rileviamo tempi, controllo produzione, schedulazione della produzione, questo è tutto il nostro mondo. A questo mondo abbiamo aggiunto una divisione dedicata al mondo ERP, proprio perché abbiamo un team di consulenti specializzati del mondo ERP e con questa divisione abbiamo realizzato il verticale per il mondo del caffè e abbiamo realizzato i primi progetti sulla piattaforma Odoo Enterprise. Una cosa importante, siamo partner dell'associazione Odoo Italia dal 2022 e abbiamo realizzato questo progetto che noi chiamiamo TODO, quindi come vedete già dal logo richiama un po' quello che è il logo di Odoo, insieme ad Apulia Software, quindi la nostra collaborazione nasce insieme ad Apulia, una sinergia importante sia in termini di tecnologie che di persone e quindi abbiamo creato un team condiviso che ha permesso di realizzare questo progetto che è entrato nel mercato l'anno scorso e diciamo che ha ottimi risultati, nel senso che i nostri interlocutori, i nostri clienti sono molto contenti e soddisfatti del progetto. Abbiamo sedi in diverse parti, in Nord Europa, Sud America, quindi anche perché Agiti ha sede, nasce in Spagna, quindi tutte diciamo il suo sviluppo nasce nella parte del Sud America e poi con Agiti Italia sta entrando nel mondo nella parte più EMEA. Noi saremo sicuramente la filiale di riferimento proprio per lo sviluppo sul mercato europeo. Queste sono le nostre soluzioni in ambito ERP. Quindi abbiamo TODO, che è la parte il verticale per le torrefazioni di caffè, Odoo Enterprise versione 14-16 per quanto riguarda
progetti ERP innovativi, quindi per le nostre PMI italiane, e abbiamo realizzato diverse app a supporto dei nostri progetti ERP. Quindi abbiamo un'app per la tentata vendita, che è Infinity, che anche questa è stata realizzata in collaborazione con un partner che sta iniziando a lavorare anche nel mondo UDU, che è Linea Computer. Un'app dedicata al riordino del caffè, che si va a integrare ovviamente alla piattaforma UDU e a tutta la parte di e-commerce. E l'app IoT Coffee, che consente di interconnettere a livello IoT tutte le macchine del caffè incomodato d'uso dei nostri clienti, per poter rilevare consumi, performance, gestire la manutenzione preventiva e predittiva. Anche questa app ovviamente dialoga con la piattaforma UDU e consente poi di analizzare i dati e fare delle viste su quella che è la situazione dei nostri clienti. Oggi vediamo nel dettaglio il progetto Todo, dedicato al mondo del caffè, ma perché è un progetto ormai chiuso, già proposto sul mercato, ci consente di entrare un po' nel dettaglio di quella che è stata la verticalizzazione che abbiamo realizzato sulla piattaforma UDU e vedere quelli che sono i moduli che potrebbero essere estesi anche proprio alla piattaforma UDU, quindi un modulo di tentata vendita, un modulo di gestione della contrattualistica e il modulo IoT, quindi per la connessione delle macchine. Quindi lascio la parola al mio collega, il dottor Pietro Zermani, che è responsabile della divisione ERP, quindi si occupa della gestione dei clienti e è parte attiva del progetto tecnico per la realizzazione del progetto. E in platea abbiamo anche il nostro team tecnico di consulenti che hanno realizzato questo prodotto e che quindi poi sono disponibili per potervi dare qualche informazione in più sugli aspetti più tecnici legati alla piattaforma. Bene, Pietro. Grazie, buongiorno. Grazie. Intanto, due parole, sono Pietro Zermani. Come diceva Emanuela, mi occupo sostanzialmente prevalentemente della parte vendite della divisione ERP. Come sempre, quando si fa qualcosa di nuovo in ambito informatico è perché ci sono dei problemi da risolvere. Il nostro problema era presenza sul mercato da metà degli anni Ottanta con un verticale per la gestione delle torrefazioni di caffè. Ovviamente la soluzione andava pesantemente ripensata, ecco, non ammodernata, proprio ripensata. Abbiamo circa un'ottantina di clienti in questo ambito e la scelta, dopo aver fatto ovviamente impiegato risorse e tempo per fare delle valutazioni, è caduta sulla, diciamo, sulla versione community di Odoo. E abbiamo deciso anche di brandizzare questa soluzione proprio facendo uno studio di marketing per dargli una veste differenziante rispetto a Odoo. Questo perché? Perché il mercato delle torrefazioni ha delle caratteristiche funzionali abbastanza particolari, non particolarmente complesse, nel senso che evidentemente chi costruisce automobili ha delle esigenze gestionali più complicate, però sono sicuramente delle esigenze tipiche di questo settore. La scelta, qui vedete l'aspetto grafico che abbiamo deciso di dare all'interfaccia utente, la scelta è stata appunto quella di andare a dare risposta a quelle che sono le esigenze dei flussi gestionali di una torrefazione customizzando Odoo. Allora, la prima particolarità di una torrefazione è che si compra una materia prima che è soggetta a valutazioni borsistiche, quindi è una materia prima che viene comprata prima che venga raccolta, viene impegnata, deve essere sdoganata e poi ovviamente deve essere lavorata. La prima lavorazione che viene fatta è, a parte un controllo di qualità iniziale, è la tostatura. Lo sappiamo, siamo tutti consumatori di caffè. Il caffè viene tostato, dopodiché viene macinato e confezionato, oppure semplicemente confezionato. Viene evidentemente, è un prodotto alimentare, quindi ha tutte le esigenze di gestione del lotto di produzione. La caratteristica particolare è che in Italia l'80% del caffè viene venduto tendenzialmente nei bar e per quella che è la conformazione orogeografica italiana, il caffè viene portato mentre viene venduto. Quindi ci sono dei magazzini itineranti, che sono i furgoni, che hanno caricato a bordo chili e chili di caffè
oltre che altri prodotti, e il caffè viene venduto a questi bar. Ora, qual è il focus principale per una torrefazione di caffè? La gestione del cliente. Cioè, ovviamente c'è una frequentazione assidua da parte di chi vende con il cliente, perché spesso e volentieri il cliente viene visitato più volte a settimana, e di conseguenza un po' tutta la gestione in ambito torrefazioni è proprio inquadrata sul cliente. Una delle prime cose che abbiamo fatto è stata di preparare una dashboard che consentisse ai torrefattori, giusto due parole sulla figura del torrefattore. Spesso e volentieri sono aziende familiari, hanno una grandissima cultura sul prodotto, un po' come chi fa vino, un po' come chi produce cioccolato, cioè c'è una grandissima passione per quello che viene fatto. Sono persone che vanno in giro per il mondo a trovare fornitori nuovi, a trovare prodotti nuovi. Hanno molta meno preparazione da un punto di vista di cultura aziendale, cioè non hanno, difficile trovare, adesso forse si comincia ad avere quarta o quinta generazione, persone che hanno fatto ingegneria gestionale piuttosto che economia e commercio e che comunque poi fanno corsi di formazione specifici sul prodotto. Però tendenzialmente dovete pensare che una torrefazione investe sul cliente, nel senso che le macchine del caffè, banalmente, che un bar utilizza, non sono comprate dal bar, sono fornite dalla torrefazione, e questa macchina del caffè viene di fatto pagata ratealmente dall'acquisto del caffè. Per cui capire come si sta muovendo il fatturato del bar con cui io ho fatto un contratto è assolutamente fondamentale, capire come mi sta pagando è assolutamente fondamentale. Immaginatevi che siamo in un momento in cui il mondo delle torrefazioni esce da una tempesta perfetta che è stata il Covid, cioè dove tutti noi abbiamo continuato a consumare caffè a casa, ma nessuno di noi andava al bar a bere caffè perché non era possibile farlo. L'altra caratteristica fondamentale, come dicevo prima, di questo mercato, cioè del mercato delle torrefazioni, ma non solo, è il fatto che io vendo e consegno contestualmente il prodotto. Qui abbiamo fatto una scelta, anche legata alla nostra storia, di proseguire la collaborazione con Linea Computer, perché abbiamo integrato in buona sostanza la loro app di gestione della tentata vendita con Todo. Ma perché? Per due motivi fondamentali. Perché non usare Todo anche su uno smartphone o su un tablet per fare gli ordini? La prima risposta è molto semplice: se io vado in Alta Val di Noni, in un paesino di 200 anime, c'è un bar, probabilmente io non ho la connessione dati in quel paesino. Prima risposta. Seconda risposta, ci sono delle gestioni un po' particolari obbligano a gestire alcune attività non propriamente sul sistema ERP. Adesso non entro nel dettaglio, però diciamo che c'è una gestione spesso e volentieri molto mirata di quelli che sono i listini per singolo cliente o le consegne fatte al singolo cliente. Ciò detto, è anche una gestione molto molto specifica e particolare, che è corretto secondo noi che sia gestita con un'app dedicata. Aggiungo alcune considerazioni. In modalità tentata vendita, cioè in modalità carico il magazzino itinerante e vado a vendere, ci sono altri settori che lavorano. Primo fra tutti quello dei prodotti freschi, i latticini, che vengono consegnati anche nei supermercati e di cui si fa un'attività anche di ritiro del reso per prossimità alla scadenza. Il settore del vending, cioè che è un settore collaterale rispetto alla torrefazione, le macchinette automatiche per intenderci, hanno gestioni molto simili. Devo rifornire le macchine che sono installate negli uffici e devo anche fare attività di manutenzione. Così come anche altri mercati, come può essere la vendita di bevande, dove do incomodato d'uso magari il frigorifero piuttosto che lo spillatore, piuttosto che la spina, piuttosto che pensate ai gelati o a prodotti di questo genere o prodotti surgelati. Quindi diciamo che il fatto di aver integrato un software di tentata vendita in generale con la piattaforma Odoo consente anche di andare a essere propositivi su questi mercati che non sono specificatamente il mercato della torrefazione. L'altra cosa che va detta, e che è un'altra particolarità, è che il venditore è fortemente incentivato
sulle vendite che fa, quindi c'è tutta una gestione provvigionale di listino che è fatta specifica per questo mercato. Ci sono alcuni prodotti che sono in assortimento unico su alcuni clienti che hanno dei prezzi specifici di vendita, e tutto questo deve essere gestito in maniera ottimizzata per evitare problematiche legate poi agli incassi. Come vi ho detto prima, il rapporto che una torrefazione tipicamente instaura con un cliente, siccome è un rapporto che impegna la torrefazione nella fornitura di materiale che costa parecchi soldi, nel senso che una macchina di caffè costa svariate migliaia di euro, e poi c'è il macina dosatore, la lavastoviglie, eccetera, comporta che ci sono degli accordi commerciali tipicamente su base annua che impegnano il bar in consumi specifici. È stata realizzata specificatamente un modulo contratti che gestisce non soltanto la parte di definizione degli accordi commerciali, ma anche la generazione del documento che poi viene fatto siglare al cliente. Questa è una funzione che noi abbiamo sempre avuto sui nostri gestionali per le torrefazioni di caffè, che abbiamo considerato essenziale anche per la customizzazione fatta su Odoo. Ovviamente ci possono essere tipi diversi di contrattualistica, sono gestiti da Odoo in versione Todo in maniera assolutamente completa. Ecco, vi ho detto prima che il torrefattore dà delle macchine del caffè costose in comodato d'uso ai bar. Diciamo che c'è abbastanza diffusa questa abitudine da parte del bar di provare a comprare il caffè dove costa di meno. E questo ovviamente al torrefattore non piace moltissimo. Ora, cosa abbiamo realizzato noi e cosa abbiamo integrato con Todo e con Odoo? Sostanzialmente abbiamo progettato e costruito una scheda elettronica che viene montata sulle macchine del caffè, spesso e volentieri in affiancamento all'elettronica che comunque è montata a bordo della macchina del caffè. Ma a cosa serve questa scheda? Questa scheda ha una connessione 4G integrata, serve sostanzialmente a dire al torrefattore quanti caffè sta facendo quella macchina. Cioè viene memorizzato ogni singola erogazione di caffè. Questo mi consente di capire se il bar sta facendo caffè soltanto con i miei chili di caffè, oppure se compra anche caffè da qualcun altro. Chiaramente questo mi consente poi anche di avere delle funzionalità aggiuntive a livello di statistiche, diciamo sull'attività manutentiva che deve essere fatta sulla macchina del caffè, il filtro del calcare che va cambiato, le guarnizioni, eccetera, eccetera. Ma soprattutto questo modulo che abbiamo chiamato IoT Coffee serve per monitorare quelli che sono i consumi. Ovviamente mi dà anche la possibilità di gestire, può sembrare una sciocchezza, ma non tutti i torrefattori, pur avendo migliaia di macchine del caffè, hanno un censimento e una gestione accurata della macchina del caffè, per tutta una serie di motivi, perché non viene tenuta traccia degli spostamenti, perché magari ti ho lasciato una macchina del caffè e tu la stai continuando a usare e non ti ho ridato la tua. Ci sono tutta una serie di attività quotidiane che impediscono di avere una gestione ottimizzata del cespite macchina del caffè. Il modulo IoT Coffee consente ovviamente anche e soprattutto di avere una gestione cespiti molto, molto accurata, sapendo dove è montato, da quale cliente è montato quel modello, installato quel modello di macchina del caffè, che spostamenti ci sono stati e che attività manutentive sono state fatte su quella macchina. Qui vedete un po' di statistiche che sono state estratte dal modulo IoT Coffee, che servono sostanzialmente per capire, come dicevo prima, qual è il livello di affidabilità del mio cliente. Ecco, cosa ci dice il mercato rispetto a, come dire, alle sortite che abbiamo fatto con Todo e alle vendite che abbiamo fatto con Todo? Beh, sicuramente il mercato apprezza che è una soluzione integrata, questo è un vantaggio di Odoo, non l'abbiamo sicuramente aggiunto noi. Il mercato ci dice che è molto semplice da usare, è intuitivo, cioè l'interfaccia utente è molto, è assolutamente identica da modulo a modulo, e questo ci consente di essere
rispetto al passato decisamente competitivi sul mercato. L'altra cosa che ci piaceva condividere con voi è che noi stessi, come Agiti Italy, abbiamo scelto di utilizzare O2 Enterprise 16 come nostro sistema ERP. Alcuni di noi hanno iniziato ad usarlo dal 1° di maggio, quindi abbiamo fatto lo studio funzionale, abbiamo organizzato anche un modo nuovo di lavorare, perché sappiamo tutti che è meglio tendenzialmente adattarsi a come ci propone di lavorare Odoo che cambiare il modo di lavorare di Odoo, e spesso e volentieri anche meglio come ci propone di lavorare Odoo rispetto a come siamo abituati. E quindi questo ci consente anche di essere molto più focalizzati su quelli che sono i plus del prodotto, anche nei confronti del cliente quando ci parliamo. Ecco, perché abbiamo deciso di presentare la soluzione Todo in questo contesto? Allora, noi non possiamo arrivare dappertutto sul mercato, questo è decisamente evidente. Cogliamo questa occasione per dichiarare la nostra assoluta disponibilità a trovare accordi di partnership con qualsiasi partner che sia presente qui per condividere questa verticalizzazione, per utilizzare Odoo sia sul mercato delle torrefazioni che su altri mercati verticali di cui vi ho accennato prima: il vending, il latticini, il mercato dei latticini, il mercato di chi vende bevande o gelati. Sono problematiche specifiche, abbiamo sviluppato delle funzionalità particolari per rispondere a queste esigenze, ci piacerebbe condividerle da un punto di vista commerciale e di formazione anche con la community Odoo italiana. Se avete qualsiasi domanda, abbiamo un banchetto fuori, abbiamo anche qualcosa, come dire, di oggetto, di fisico da farvi vedere se siete curiosi. Grazie a tutti. Ce l'ho io una domanda. Venghi. Allora, intanto grazie per l'intervento e per essere stati presenti qui oggi. In considerazione del fatto che Odoo la utilizzate praticamente come framework di sviluppo su cui poi abbiamo innestato tutta la gestione della torrefazione, voi chiaramente partivate da un background consolidato con il vecchio sistema. Quanto tempo di sviluppo ci è voluto per poter implementare il tutto, e in virtù di questo lo rifareste partendo da zero o continuereste sempre con Odoo? Ti posso dare una risposta solo personale, non aziendale, perché non ho condiviso queste cose con il resto dello staff, però perfetto. Non credo che abbia molto senso sviluppare ex novo un software ERP oggi con la presenza di Odoo sul mercato, lo dico molto sinceramente, nel senso che a oggi, lo sai anche tu, non esiste una domanda specifica fatta da un punto di vista funzionale da un qualsiasi cliente, anche fuori dal mercato torrefazioni, che non abbia una risposta in quello che c'è già o in quello che si può fare con Odoo. Cioè, mi sento di dire che Odoo in questo momento copre tutte le richieste funzionali che può fare il mercato. In sintesi, io lo rifarei. Ok. Domanda. Chiedono su che versione è disponibile Todo? 14 e stiamo guardando la 16. Bella domanda. In questo momento è community, però stiamo seriamente pensando alla versione Enterprise. Va bene. Grazie Pietro, grazie Manuela. Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane.